Allora, con Luigi Angelini, che è amministratore delegato di Mediatip, parleremo di come le comunità energetiche possono avere uno scopo sociale e come possono fare da attrivatrici per un concetto di economia circolare locale. Io mi rifaccio un po', tanto mi presento, sono l'amministratore delegato di Mediatip, che è una società che normalmente si occupa di integrazioni software, quindi realizzazione di software che cercano di mettere assieme pezzi che esistono già. Ho quindi questa deformazione, ascoltando Andrea, ha detto quali sono i rischi, io vi dico perché si devono fare questa comunità, cioè è stato detto portare tante risorse ai territori e addirittura per alcuni comuni queste risorse potrebbero fare la differenza tra la sopravvivenza e la non sopravvivenza, quindi proprio la morte del comune stesso. Ecco, io dico di più, dico che le comunità energetiche, almeno a mio avviso, sono anche quell'occasione per permettere ai nostri territori, specialmente ai comuni piccoli, di ritrovare quella coesione, quella resilienza che oggi per loro è veramente necessaria, perché non solo i comuni hanno problemi, ma hanno problemi anche i commercianti locali, cioè stiamo globalizzando tutto, ne stiamo parlando ormai da tutte le parti, e uno dei problemi più forti è la concorrenza con le grandi piattaforme multinazionali, cito Amazon piuttosto che Alibaba. Ecco, noi abbiamo bisogno di sfruttare le risorse che vengono dalle comunità energetiche per ridistribuirle sui nostri territori, quindi danno precedenza ai servizi locali. In più, dobbiamo cogliere questa occasione così importante per sommare a quelle risultanze, a quei denari, anche i denari che normalmente le pubbliche amministrazioni danno per aiutare le persone in difficoltà, per premiare chi ha dei comportamenti efficaci, ad esempio chi va a lavorare in bicicletta, neanche in taxi o in auto come Andrea, ma addirittura in bicicletta, dopo ci sarà un intervento, credo. Chi fa la raccolta differenziata, noi abbiamo bisogno di trovare tutti i modi per mettere quelle risorse in un bel calderone, io me lo immagino in questa maniera, che venga ridistribuito primariamente sul territorio. Le imprese devono fare welfare aziendale locale, quindi devono essere detassate, decontribuite e tornare lì. Il turismo, come ha detto Fausto, è il quarto elemento, la quarta gamba di questo settore, perché deve portare delle risorse. Quindi il mio messaggio, e chiudo così lascio spazio ad altri, è questo. Perché le cose locali, le economie locali funzionano, ci devono essere risorse. Perché ormai le parole hanno un po' stufato tutte le categorie. Per avere risorse in un momento di crisi così difficile è veramente una cosa molto complicata. La comunità energetica è un'occasione, è un treno che passa oggi, quindi è veramente quell'occasione da cogliere, perché ci permetterà oltretutto di attivare altri processi che vogliamo attivare da anni ma che per vari motivi non si riescono a mettere in campo. Siamo qui in una sala prestigiosa, naturalmente sono qui con Luigi Angelini, Mediatip, perché è un partner importante del progetto sulle comunità energetiche, ma non solo, la comunità energetica per creare poi la comunità ospitale, per creare quel welfare di comunità che è la nostra, diciamo, mission che abbiamo messo in cantiere. Ora passo la parola a Luigi anche per capire un po' com'è andata la giornata e cosa ti aspetti poi da questi appuntamenti. Buongiorno a tutti, mi sembra proprio che la giornata sia andata bene. Io sono intervenuto come relatore, ma devo dire che ascoltando soprattutto gli interventi degli altri e ascoltando anche l'intervento dell'onorevole Pella, ho capito perfettamente che è molto sentito il tema delle piccole comunità, cioè di quel 70% dei comuni italiani sotto i 5.000 abitanti che hanno veramente bisogno di nuova linfa per vivere e per non soprattutto spopolarsi, per non avere problemi veramente gravi. Quindi la comunità energetica è una grandissima occasione per portare risorse nuove. Poi il welfare territoriale, la circolarità devono far sì che comuni, imprese, tutto il settore turistico lavorino in realtà assieme, perché le risorse prodotte sui territori rimangano sui territori. Quindi lo sforzo che dovremo fare nei giorni successivi sarà quello non solo di creare strumenti per portare nuove risorse, ma anche mettere d'accordo tutti gli stakeholder territoriali in modo che queste risorse siano ridistribuite sui territori a favore di artigiani, commercianti e di noi che siamo cittadini.